Mi stavi raccontando che l'altro giorno eri da un cliente in fabbrica. Te la racconto io. Allora, arrivo in fabbrica, macchinario, vicino al mio, lo guardiamo. Guardo, vedo un problema di qua, un problema di là. E ci sono i fili sbagliati, la certificazione non è corretta, quello è evidentemente un errore. Gli faccio la lista dei problemi e gli dico: come cacchio hanno fatto questi a certificare la macchina che non rispetta minimamente la direttiva macchina? Lui mi guarda: direttiva macchina? Sì, direttiva macchina, la norma tale, l'altra. Come hanno fatto a vendertela per la miseria? Dove sarà la documentazione? Quello mi guarda: direttiva macchina? Sì. Non sa cos'è. Vabbè, Non sapeva cos'è, ragazzo. però lui che ruolo ha, dai. Beh, era responsabile di valutazione di tutto lo stabilimento. È quello che quando arriva alle macchine Controlla se vanno controlla se bene. va bene. Non so cosa controlla di preciso. Probabilmente se gli piacciono i colori, se si accendono, non lo so. Perché lui mi ha detto: ma mi sembra che non ci sia nessun problema qua. Guarda, questo potrebbe essere lo spot di tutto il canale YouTube. Questo è il motivo per cui noi facciamo video. Noi vogliamo che la gente sappia che esiste la direttiva macchine e che sappia controllare se il macchinario va bene, perché è pieno di cantinari che ti vendono macchinari che non vanno Sì, bene. questo, il problema è che non era tanto un cantinaro, quindi questo No, responsabile lui della che compra, manutenzione. magari compra dei cantinari, in questo senso, non era. Sì, ma anche Perché se non quello che ha sa come. fornito la macchina non era un cantinaro, un'azienda strutturata e così, però probabilmente per risparmiare fanno fare i quadri elettrici al cantinaro o il progetto al cantinaro, oppure non spendono i soldi nei consulenti, nella formazione, Ma è cose solo cazzo. carta, dai. È Alla solo fine la macchina carta. funzionava, eh. Cioè, basta che funzioni. Poi, sai cosa mi. Quando io. Adesso inizio a avere i capelli bianchi, ma quando ero ragazzino, l'operaio di manutenzione diceva: se vedi un operaio che ha tutte e cinque le dita, non ha Non è un operaio vero, non è un esperienza. Oppure operaio mi diceva: gli ingegneri come te me ne mangio cinque. vero. Oppure mi diceva: è solo carta, è roba per l'amministrazione. E questo guardava, effettivamente guardava che la macchina funzionava e non capiva neanche i problemi che io gli andavo a evidenziare, che non Vabbè, però questo è erano. un po' grave, È molto grave. cioè. E il Questo. problema più grave è che, il mio problema grave è che noi dovremmo interfacciarci con questa macchina. Non è sicura, quindi abbassa il livello di sicurezza di tutto l'assieme, quindi anche noi abbiamo ripercussioni. E spiegarlo a qualcuno che non sa di cosa stiamo parlando, come faccio io? Io come faccio a spiegargli? Fagli vedere il nostro canale YouTube. Nel E si senso, divertirà un oppure sacco. fagli avere il nostro pacco, è Faremo. un'università, o il nostro libro, non lo so, noi divulghiamo esattamente per questo motivo qua. E vogliamo che nelle fabbriche si sappia di direttiva macchine, perché la gente si fa male sui muletti e sulle macchine. E ci si fa male per trascuratezza, ci si fa male E per perché non sa le cose? Perché non disattenzione, sa le cose? ma Non no, ma sa neanche. mi dicono sempre: ma dai, ma come ho fatto a farci male lì? Bastava un po' di attenzione? Cioè, la frase tipica è questa, no? Non pensano che quella macchina era fatta la cosa sbagliata. Non pensano che quella cosa lì doveva essere impossibile da fare. Vabbè. Va bene, ciao. Ciao.